Amici, sapete, quando si tratta di parlare di videogiochi nel mio canale, deve esserci per forza almeno una saga che ha fatto la storia, e purtroppo io me la sono dimenticato fino ad oggi. Si tratta del primo episodio di una saga che ha fatto praticamente la storia, Turrican. Sentite che bellezza! Quando si tratta di vedere dei classici dei videogiochi, ce n'è uno che è stato rilasciato nell'anno 1990 e tra l'altro è un titolo che deve essere per forza conosciuto da ogni retro gamer che si rispetta. Si tratta di Turrican! Noi vedremo la versione che è stata rilasciata per i sistemi Amiga, che tra l'altro è quella che sono riuscito a studiare meglio. Siamo, secondo la storia, nella perduta colonia di Alterra, che è un mondo abitato ma che è stato plasmato da noi stessi molti anni prima. Ma sappiamo che questo mondo è composto da ben 5 colonie tutte riunite in una. Ognuna ha un proprio habitat e sono stati creati dei sistemi di bioingegneria che hanno creato addirittura delle creature diverse l'un l'altra. Ma insomma, la storia non ve la voglio dire, tranne soltanto che ha dei colpi di scena interessanti che potranno sicuramente sorprendervi. Ma lasciamo perdere questo e si vede per prima la grafica. Graficamente, partiamo molto bene, perché siamo alla fine degli anni 80 e a quell'epoca i computer Amiga venivano sfruttati bene. Ambientazioni proprio belle. Sono talmente oscure e profonde che sembrano di ispirazione da Metroid. E anche addirittura i personaggi, tutti originali e ben disegnati, non soltanto il nostro protagonista, ma anche addirittura i nostri avversari. Le animazioni, certo, forse sono un po' troppo ripetitive, ma non possiamo pretendere tanto da un computer Amiga. Ma quello che possiamo dire è che graficamente il gioco si difende ancora oggi abbastanza bene, soprattutto se cercate un titolo che graficamente sia retro ma che possa stupire, e qua graficamente riesce a stupirvi. Per quanto riguarda l'audio, abbiamo gli effetti sonori che sono adatti per un gioco d'azione del genere e sfruttano molto bene i chip audio della computer Amiga 500. Però abbiamo delle musiche di sottofondo che sono tra l'altro fantastiche, composte dal compositore Chris Halsbeck, un compositore musicale che era molto affermato nel mondo dei videogiochi, e sono adatte per accompagnare questa atmosfera di gioco. Invece per la giocabilità, Turrican cos'è? Una sorta di gioco platform con elementi d'azione. Il nostro scopo è guidare il nostro protagonista all'interno di tante di quelle aree, però non sono per niente lineari, perché un po' come in tanti giochi di esplorazione, noi dobbiamo certamente esplorare queste aree, che addirittura qui sono molto vaste, e dobbiamo ovviamente trovare oggetti, trovare armi e risolvere anche addirittura degli enigmi che non sono per niente facili. Questo titolo, se non lo sapete, molti sostengono che si sia molto ispirato al primo Metroid, che era già uscito nell'anno 1986. E tra l'altro io penso proprio che si sia sì ispirato a quel classico della Nintendo, ma abbia migliorato molte sue caratteristiche. E questo gioco sa essere molto lungo e divertente, soprattutto se cercate qualcosa di adatto.
Le armi che potremmo utilizzare sono diverse, sono circa 6. Abbiamo il Multiple Shot, arma laser, raggio rotatorio, Power Lines, sono due linee energetiche, le bombe a grappolo e delle mine addirittura. E gli avversari che ci verranno incontro non sono mica scemi, anzi al contrario, ci vengono addosso in tanti e ci daranno parecchio filo da torcere. In due parole, il gioco dovete assolutamente averlo nella vostra collezione. Tra l'altro, Turrican sarebbe il primo capitolo della serie che ha continuato per un po' di anni fino all'epoca del Super Nintendo. E c'è una curiosità. Questo gioco è stato fatto dalla Factor 5, casa di produzione che ha realizzato per PlayStation 1 nel 95 Star Wars Rebel Assault 2, che forse lo conoscete. Ci vediamo domani!